proseguiamo il nostro bellissimo viaggio di oggi pomeriggio con la seconda cerchia di mura di Bologna e arriviamo in via Zamboni, angolo Piazza Verdi. Ecco qua. E qui c'è finalmente un tratto della seconda cerchia, l'unico tratto. L'unico tratto perfettamente leggibile è rimasto. A ricordo di questo c'è una lapide posta dal Comitato per Bologna Storica Artistica all'inizio del Novecento. Proviamo a leggerla. Questi avanzi ancora intatti delle mura antichissime che testimoni al sorgere e al fiorire del libero comune cinsero la città a tutto il secolo XIII furono dischiusi alla pubblica vista l'anno 1906. Ecco, e ovviamente il logo del comitato. Ovviamente. Cosa successe quindi in questo periodo? In questo caso non si tratta, come negli altri torresotti, di iscrizioni, lapidi, messe dal comitato per ricordare appunto i torresotti della seconda cerchia, ma si tratta di una lapide collocata dopo un intervento realizzato dal comitato stesso. Perché cosa c'era prima? C'era un portico probabilmente di epoca rinascimentale che completava il famoso portico ottocentesco, ma era però diverso, differente a livello di stile, che fu appunto demolito per riportare alla luce il tratto delle mura della seconda cerchia. Si tratta naturalmente di un intervento che adesso non sarebbe più giustificabile nell'ottica del restauro moderno, ma all'inizio del Novecento era comune. Cioè, si trattava di ripristinare una parte della seconda cerchia delle mura e quindi sacrificando in questo caso un manufatto molto pregevole ma più tardo. Presso l'archivio storico del Comitato per Bologna Storica Artistica si conservano quindi la documentazione di tutti gli interventi di questo intero intervento di liberazione dal portico e anche materiale fotografico sull'intervento stesso. Quindi noi possediamo nel nostro archivio la documentazione relativa all'intervento del 1906. Mi dicevi anche che c'era un aneddoto un po' sì, divertente. In realtà guardando le carte appunto conservate nell'archivio del comitato emergono, saltano fuori anche dei dettagli curiosi, per esempio appunto nel locale adesso occupato da una copisteria, all'inizio del Novecento c'era un carbonaio e il carbonaio lottò fino alla fine per evitare l'esproprio da parte del comitato per realizzare l'intervento, quindi alla fine il comitato riuscì a ottenere la liberazione dell'ambiente al carbonaio e a effettuare appunto la demolizione del portico. Quindi questo pezzo di muro visibile ci dà anche la possibilità di capire la tecnica costruttiva delle mura della seconda cerchia. E le mura della seconda cerchia prevedevano appunto l'erezione di due muri di mattoni con un intercapedine paralleli, con un intercapedine vuota all'interno che veniva riempita con materiali di scarto, cioè ciottoli, sassi, calce, laterizi, frammenti di mattoni. È una tecnica antichissima, molto usata anche in età medievale. Quindi da questa meraviglia riscoperta e adesso insomma in qualche modo visibile finalmente a tutto il pubblico, andiamo verso il prossimo torresotto esistente. Esatto, esistente. Il torresotto di San Vitale. Di San Vitale, esistente e ben visibile.